Di questa serata va alla misericordia di Terni. Grazie, grazie davvero di cuore per quanto la misericordia in quest'ultimo anno soprattutto ha saputo fare, anche e soprattutto per la generosità di tutti voi, e da voi che noi riserviamo l'applauso più sentito. Grazie di vero cuore per il vostro contributo e per la vostra vicinanza quotidiana. Allora, vi dicevamo, la nostra serata sta proseguendo, ma come sapete è una serata tra amici, una serata conviviale per stare insieme in allegria, ma è anche una serata che ha uno scopo preciso. Non sarò io a raccontarvelo ovviamente lo scopo di questa serata, e non sarò io a raccontare quello che la Misericordia di Terni sta facendo, ma per far tutto questo ovviamente c'è qui il presidente. Facciamo un applauso al dottor Santino Rizzo, presidente carissimo. Innanzitutto, veramente una serata magnifica con tanta gente, io devo dire al di sopra delle attese, delle aspettative, quindi grazie innanzitutto a tutti voi per questa partecipazione così massiccia e per questa generosità che la nostra città sempre offre. Presidente, a lei il microfono per il saluto e per il racconto di questa sera. Raccontiamo, c'ha un bel papier qui da raccontare. 30 cartelle. Quindi, signore, signori, autorità presenti, ospiti e amici, buonasera. Non potete immaginare la gioia e la contentezza e la condivisione e la soddisfazione che ho di vedere una platea così gremita. So che siete venuti veramente con generosità e con affetto, non tanto nei miei confronti, ma credo nei confronti del principio e della finalità di questa serata. E allora vi voglio dire brevemente quello che è la misericordia. La misericordia è una confederazione di misericordie. In Italia ce ne stanno più di 1000. La sede principale è a Firenze, è stata fondata nel 1242. Le sue attività vanno innanzitutto a sostegno delle persone meno agiate, che sono in difficoltà, ma fanno anche altre attività, quelle di stare accanto alle persone che hanno dei problemi, quindi sia con servizi telefonici che con le visite e la presenza. In più ci sono delle confederazioni che sono ormai esistenti da anni, come dicevo, e la Toscana e Firenze in particolare è proprio la sede della nascita della Misericordia. Nel 1000, tanto per non dare dei numeri, è stata fondata nel 1242, quindi qualche annetto fa. Da allora, in quelle sedi dove si è sviluppata, hanno chiaramente incrementato tutte le attività, tra le quali fanno anche servizio di 118, superano, coprendo un territorio vasto, 24 ore su 24 ore, e in più
diciamo che fanno la protezione civile, stanno accanto ai detenuti, perché non sono persone che devono essere emarginate, ma devono essere recuperate. E poi fanno tante altre attività che non voglio stare qui ad elencare, perché sennò vi annoierei. Invece vi voglio dire quella che è la misericordia qui a Terni. È stata costituita nel 2009, però le origini risalgono anche a qualche anno prima. Tra i fondatori, quelli più diciamo vecchi di ingresso in questa nostra confederazione, lo voglio ricordare prima di tutto, è Nello Sollazzi, che purtroppo è un confratello che non è più con noi, ma lui è stato uno dei degli ideatori, insieme a Don Demetrio Podak, che era il sacerdote di Acquavogliera, dove appunto noi abbiamo la sede, dal sottoscritto e dal segretario generale direttore, che è Francesco Meloni, che insomma sono quelli che hanno ancora, che sono continuati nella vera confederazione che è stata costituita nel 2010. Abbiamo avuto il riconoscimento nazionale e da allora abbiamo voluto dare un taglio alle nostre azioni. Siccome siamo consapevoli dei pochi mezzi, delle poche capacità, ci siamo avviati a fare soltanto taxi sanitario. Cioè il taxi sanitario noi lo rivolgiamo a quelle persone che sono socialmente deboli, perché quello che facciamo noi lo facciamo gratuitamente. Poi voi mi domanderete, ma come fai a sopravvivere? Questo ve lo dico dopo. E quindi diciamo che siamo indirizzati ad aiutare queste persone qui, facendo che cosa? Accompagnandoli presso gli ospedali, i poliambulatori, per fare le visite, a fare la spesa e a fare dei giri anche per poterli portare fuori dal loro ambiente. C'è gente che sfortunatamente per le loro condizioni fisiche non possono uscire mai di casa. E siccome abbiamo cercato in questo periodo di nostro ingresso, cosa abbiamo fatto? Facciamo anche questo secondo. E vi voglio raccontare la storiella di una signora che ci ha chiamato per fare, doveva fare una visita, noi gli abbiamo fatto fare la visita, ci ha ringraziato, e questo è merito dei nostri volontari, che non percepiscono niente e non hanno niente, anche perché nel nostro statuto è previsto che i volontari e anche il cosiddetto comitato strutturale non devono prendere la lira, semmai ce la devono mettere. Allora questa signora è rimasta molto contenta dei nostri volontari, e cosa abbiamo fatto? Lei contenta, abbiamo andato a casa, ha richiamato, sentite, devo fare un'altra visita. Benissimo, ha fatto la visita, dopo 10 giorni ha richiamato. Il giorno, l'ultima volta, ma poi ha continuato a richiamarci, dice, dove ti dobbiamo portare? Dice, no, voglio fare solo un giro con voi, perché mi sembra di rinascere e di essere reinserita nella società, perché erano anni che io non uscivo più di casa. Questo parla a me, piccole cose, però credo che lo scopo nostro è quello. Poi speriamo di farne altre, ce ne sono tante altre. Ora non vi voglio raccontare tutta la storia, perché sennò qui la voglio fino a domani mattina, non vi voglio stancare, però vi voglio dire una cosa molto importante. Scusate, ma questa me la sono voluta scrivere. Scusate, vediamo se la trovo. Facciamo un applauso al presidente, che si è preso tanti appunti, sta parlando a braccio perché sta parlando col cuore, e questa è la cosa più bella, quando le persone parlano con il cuore.
Allora, vi voglio spiegare perché noi abbiamo costituito la misericordia, perché se no, allora eravamo insieme questi quattro amici facendo dei ragionamenti tra di noi ci siamo resi conto che guardandoci intorno c'erano tanti e purtroppo ci sono tanti problemi. E allora cosa abbiamo pensato? Che noi nel nostro piccolo dovevamo fare qualcosa, cioè il nostro aiuto doveva essere una cosa concreta, completa, per cercare di dare l'aiuto a tutti coloro i quali potevano avere bisogno, perché non si può restare nello stato del pietismo dicendo soltanto povera gente, ma è giusto domandarsi che possiamo fare per loro, anzi che dobbiamo fare per loro e per tutti coloro che possono avere bisogno, ma soprattutto per le persone deboli. Dimostrare la nostra solidarietà a parole non era una cosa che dava significato, dava frutti. Sicuramente non avrebbe e non potrebbe agevolare le sofferenze delle persone. Allora abbiamo deciso di cercare di mettere in pratica questo nostro progetto e cercando di diventare visibili, di raggruppare intorno a noi le persone che condividevano questi principi, di fare un lavoro effettivo, non affettivo come molte volte si fa, dice guarda poverini come stanno male, poi arrivederci e grazie, come quando si va ai funerali, no? Poverino, poverino, poi dopo nessuno si ricorda di quello che deve e può avere bisogno le persone che sono rimaste solo, specialmente quando in alcune situazioni diciamo scompare la persona che è il perno e il sostegno della famiglia. Ed ecco che allora abbiamo cominciato a fare la nostra operazione. Sicuramente noi facciamo poco, però come diceva Madre Teresa di Calcutta, quel poco, quelle sono delle gocce nell'oceano, però sicuramente queste gocce che sarebbero mancate nell'oceano se noi non avessimo fatto quello che abbiamo fatto. Vi voglio dire solo un dato: da quando abbiamo cominciato a oggi, eravamo quindi effettivamente siamo partiti nel 2012, dai 30-40 servizi ogni 3-4 mesi siamo arrivati a 1100. Adesso voglio ringraziare le autorità, la Presidente Catiuscia Marini, il Sindaco Leopoldo Di Girolamo, che il Questore, no, volevo ringraziare il Sindaco di San Gemini, che anche lui ha contribuito alla riuscita di questa manifestazione portando tutto il Consiglio Comunale. Quindi Leonardo Grimani, grazie per il tuo impegno e per il tuo aiuto. Poi il Questore Carmine Bertiore, il Prefetto Gianni Bellesini, l'Assessore Paparelli, il Consigliere Ernesto Breca, l'Assessore Chianella. Scusate se non rispetto l'ordine, ma io non sono abituato a fare questo tipo di... Poi ringrazio comunque il mio amico Federico Boccolini e il mio amico Giorgio Giuliani. E non per ultimo Chiara Pellegrini, la direttrice del carcere. Invito il Sindaco Leopoldo Di Girolamo a portare un saluto. Vogliamo fare un applauso per questo bel discorso invece al Presidente della Misericordia di Terni, che è, oltre ad essere un medico di grandissimo valore, una persona di grande generosità che dedica
tanto del suo tempo anche agli altri. E facciamo un applauso al sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, altro medico, che ora ovviamente si dedica invece alla nostra città e che stasera ha voluto onorarci, Santino, della sua presenza, grazie a quello che è il padrone di casa fondamentalmente, perché è il sindaco della nostra città. Prego. Grazie Livia, buonasera. Due pensieri mi sono venuti entrando in questa sala. Il primo, se volete, è un po' ameno, cioè vedere riunite centinaia di persone per un'occasione così fatta in maniera, come dire, artigianale, perché è stato fatto sulla base del volontariato. Per me, che naturalmente per il mio percorso politico sono avvezzo alla difficoltà, insomma, di metterle insieme anche durante la campagna elettorale, dico che è stato fatto uno sforzo straordinario da Santino e gli altri, di cui siamo anche un po' invidiosi. Sì, alziamo la voce. E naturalmente dovremmo pensare adesso, quando passeremo alla costruzione del nuovo palazzetto dello sport, a una sala più grande, altrimenti mano a mano Santino ci avrà bisogno di spazi sempre più larghi, perché insomma ogni anno accresce questa quantità di amici e sostenitori delle misericordie. L'altra questione è che Terni continua a manifestare un suo tratto identitario molto forte, che le crisi hanno intaccato ma non hanno assolutamente cancellato, cioè quello di una città che sa essere solidale, anche nelle difficoltà riesce sempre a trovare la maniera per dare una mano a chi ha più bisogno. Anche l'esperienza che ci riportava Santino di come è nata questa organizzazione, perché lui da medico, e lo so perché siamo colleghi e amici, già faceva la sua parte dal punto di vista, quindi, personale, per aiutare appunto le persone, però ha pensato che mettendosi insieme ad altri poteva fare qualcosa di più strutturato, di più impegnativo, anche di più importante. Ecco, io credo che questa sia la cifra della città, cioè noi insieme possiamo veramente fare qualcosa di più per tutti, e la misericordia ce ne dà un esempio. Quindi buon appetito e grazie a Santino e a tutti gli altri. Grazie al sindaco, lo congediamo, grazie infinite. E a questo punto, caro Santino, abbiamo un onore particolare. Certo, voglio ringraziare personalmente la Presidente della Regione, Catiuscia Marini, che veramente ha fatto un grosso sacrificio per essere qui presente. Immaginate che è venuta due volte a Terni, quindi non potete immaginare quanto sono contento. Mi dispiace, ma tanto non è che guida lei, quindi può venire, e la invito cortesemente, tanto non deve prendere la macchina, a fare questo piccolo percorso. Presidente. Vogliamo fare un applauso alla Presidente della Regione dell'Umbria, Catiuscia Marini, che ci ha onorato questa sera della sua presenza qui in questa cena organizzata dalla Misericordia di Terni, un'occasione, dicevamo, per stare insieme in allegria, ma anche un'occasione per dare un contributo concreto di solidarietà alle persone che stanno meno bene di noi in tutti i sensi, sia con la salute ma anche dal punto di vista economico. Eccola qua, benvenuta innanzitutto a nome ovviamente di tutte le persone che sono qui, a nome della Misericordia di Terni. Sì, grazie, buonasera a tutti. Ringrazio in modo particolare le Misericordie, la Confraternita di Terni. Ringrazio Santino Rizzo, il dottore, e tutti i volontari delle Misericordie. Ci tengo a ringraziarvi perché io conosco bene le Misericordie sono una parte
fondamentale di quel volontariato che serve nei servizi sanitari, nei servizi socio-assistenziali, nel sistema di protezione civile. E in questi anche 6 anni di Presidente di Regione, avendo avuto sempre la delega della protezione civile, so quanto sono preziosi gli oltre 3.300 volontari umbri di tante associazioni di protezione civile, ma tra queste voglio ringraziare i volontari delle Misericordie, perché ci fanno onore, garantiscono l'Umbria e sono un'eccellenza anche nel sistema nazionale di protezione civile. E poi questa storia antica delle Misericordie è anche una storia di grande solidarietà che ha rinnovato la sua missione. Ci sono, come diceva Santino, persone sole, ci sono marginalità, ci sono forme di povertà nascoste, magari di persone anche che si vergognano di non avere qualche bene di prima necessità, e le Misericordie e i loro volontari fanno queste attività con grande rispetto delle persone, con grande dignità. Grazie ai volontari, perché dedicano una parte del loro tempo, a volte i giorni festivi, a volte le loro ferie, per fare tutte queste attività. Quindi grazie a tutti voi che contribuite anche finanziariamente a sostenere le attività delle Misericordie, di queste di Terni. E l'invidio soltanto per una cosa, perché ho letto che tra gli organi delle Misericordie hanno un padre correttore, cioè che li richiama all'ordine. Vorrei averlo anch'io, diciamo, in giunta e in consiglio regionale ogni tanto un padre correttore vorrei averlo davvero anch'io, ma per dire quanto sia anche una storia moralmente importante, eticamente di grande valore. Quindi grazie per avermi invitato, grazie per quello che fate a Terni e in Umbria, e mi auguro che questa, che è una storia un po' recente per voi qui a Terni, possa avere una lunga prospettiva, e penso che le persone che sono qui a sostenervi ne sono la testimonianza. Quindi grazie Terni e grazie a tutti voi. Parlo 2 secondi perché qualcuno può pensare che io mi sono dimenticato dei volontari. Non è affatto vero. L'ho voluto lasciare adesso alla fine, perché se abbiamo raggiunto questi obiettivi è merito solo esclusivamente non mio ma di loro. È un gruppo compatto, è un gruppo che crede in questa idea, in questo progetto, e che mi auguro, ma sicuramente lo faranno loro, e lo faranno tutti coloro i quali si vorranno aggregare alla nostra associazione. Anche perché noi facciamo dei corsi continui, cioè noi tutti i mesi, però 1 o 2 corsi all'anno, e quindi mi auguro, ma sicuramente questi eventi sensibilizzeranno ancora di più la gente per fargli capire l'utilità e lo scopo che noi cerchiamo di perseguire. Vi volevo solo aggiornare sul parco macchine, perché se no era un piccolo dato. Noi siamo partiti con un'ambulanza che un nostro caro amico, lo dico, Giampiere Sipace, che ancora lo dobbiamo pagare per il lavoro che ci ha fatto, però quella è stata di buon augurio, perché la portavamo come rappresentanza. Da quella prima ambulanza siamo arrivati a 2 ambulanze, a un pulmino attrezzato con la sponda mobile e una macchina che dobbiamo ancora pagare. Ecco perché questa sera vi ho invitato a cena. Basta un piccolo contributo. Ci sono, a questo proposito, noi ci siamo un po' lanciati, perché abbiamo avuto fiducia nella cittadinanza ternana, e i cittadini ternani non ci hanno tradito e non ci tradiranno. Sicuramente ci permetteranno di aumentare ancora di più i nostri mezzi e le nostre attrezzature. Vorrei fare un ringraziamento particolare
e questo veramente è stato fatto nello spirito della misericordia. Ci sono stati degli amici che sono voluti rimanere anonimi perché io li volevo riconoscere, ma hanno detto no. Però lo puoi dire, sono stati questi amici che ci hanno acquistato un defibrillatore. Io lo voglio sottolineare perché la misericordia è fatta anche di queste cose, cioè quello che si fa non deve essere mai amplificato o ingigantito. Quando uno fa una cosa, la fa perché ci crede, in silenzio, e perché, come diceva prima la Presidente e il nostro Sindaco di Terni, ma anche il nostro Sindaco di San Gemini pensa queste cose, le cose si fanno in silenzio senza fare pesare quello che si fa, perché la sensibilità delle persone che ha bisogno molte volte ti impedisce di chiedere. E quindi noi dobbiamo avere l'intuito a fare queste cose. Allora c'è un grossissimo gruppo che viene dalla Magna Grecia, cioè no, è un'associazione che hanno costituito qui a Terni. Vorrei invitare il loro rappresentante a portare un saluto perché sono intervenuti in modo molto numeroso. Qualcuno mi ha chiesto: possiamo attaccare quello striscione là? Io ho detto: ma come, non me lo devi nemmeno chiedere, perché io faccio parte di quella parte d'Italia dove sono nato e qui mi sono trasferito e sono cresciuto. Io ho due patrie, la Calabria, il Meridione e l'Umbria, dove ho studiato e dove sono cresciuto anche come professionista. Grazie. Allora li chiamiamo, Presidente, venite qua, avvicinatevi, vi presentiamo. Ovviamente il Presidente della Misericordia fa parte di questo gruppo per anche ragioni affettive, visto che venite tutti dalla Calabria. Allora, io non mi ricordo i nomi di tutti voi, lei è Presidente, giusto? Allora, io sono Apuzzo Antonio e non vengo dalla Calabria, sono campano. Provincia di Napoli, e per me è un dovere e un piacere stare qui con il professore dottor Rizzo. Prima lui diceva: l'associazione è a prescindere dalle persone, però alcune persone importanti e speciali come il professore dottore Rizzo danno sicuramente un valore aggiunto alle associazioni. E quindi merita sicuramente la nostra presenza e la nostra vicinanza, anche perché, come ha detto il dottore, il professor Rizzo, lui è vicino a noi e noi siamo vicini a lui. Siamo qui anche per presentare alcune iniziative che andremo a fare e a presentare il 4 dicembre in un'assemblea programmatica. Una di queste iniziative credo che abbia anche un'importanza di carattere di caratura nazionale, ce la presenterà un nostro associato, il Stefano Ginoble, che insieme a Cecilia Marino stanno preparando il campo insieme anche alle autorità locali per questa iniziativa. E passo la parola al nostro amico e associato Stefano, che ci presenterà questa iniziativa. Grazie comunque a tutti. Grazie Presidente Abruzzo. Allora, la parola a Stefano Ginoble. Allora. Grazie. Buonasera a tutti, vi rubo solo 3 minuti per una cosa che ritengo importante. Il prossimo 19 febbraio stiamo organizzando un evento veramente importante insieme all'amministrazione pubblica, comune e provincia, che porterà il famoso magistrato Nino Di Matteo qui a Terni. Voi tutti sapete sicuramente che Nino Di Matteo è in prima linea, diciamo, nella lotta contro la mafia. Quindi ci sarà una giornata della legalità che è impostata su 3 punti essenziali. Ci sarà la mattina una lezione di legalità con le scuole medie superiori, organizzata e coadiuvata dalla provincia di Terni. Ci sarà nel pomeriggio la presentazione del libro Collusi, che proprio Di Matteo ha scritto, e la sera ci sarà un dibattito prima della proiezione del film La Trattativa della Sabina Guzzanti,
dove oltre al dottor Di Matteo interverranno anche Antonio Ingroia, Salvatore Borsellino e l'altro magistrato Ferdinando Imposimato. Quindi vi aspettiamo tutti quanti e poi attraverso tutti i mezzi vi porteremo a conoscenza del programma definitivo. Grazie. Grazie a voi per questa importante iniziativa, saluto anche Giuseppe Greco che fa parte dell'associazione, un amico, si dedica anche ai comunicati stampa e quant'altro. Grazie dunque agli amici di Magna Grecia Viva e insieme al presidente Rizzo. Prima di salutarvi voglio dire un paio di cose. Intanto, visto che la mia formazione giornalistica molto si rivolge spesso allo sport, so che c'è una nutrita rappresentanza della Ternana Futsal, voglio salutarle, sono le campionesse d'Italia! E ovviamente grazie per il loro contributo. E a proposito di generosità e di contributi, prima di lasciarvi voglio dire insieme al presidente che poi ci sarà la consegna di alcuni riconoscimenti, alcune pergamene a tante persone che si sono rese disponibili con veramente il loro aiuto anche in termini economici e più volte, quindi rimanete davvero fino alla fine per questa premiazione giusta e doverosa e poi alla fine per tutti noi ci sarà anche l'estrazione di una lotteria, quindi veramente vi aspettiamo fino alla conclusione di questa serata, non lasciateci, vero presidente? No, certo. Domani è sabato, fa festa, quindi ci possiamo riposare. Bene, a questo punto noi proseguiamo con la nostra cena e ci ritroviamo tra un pochino. Grazie a tutti, a dopo. Ma questo è un medico speciale perché lei, oltre ad essere una oncologa molto brava, devo dire, molto apprezzata non soltanto nel campo medico ma anche dagli stessi pazienti, ha una marcia in più perché è diventata anche per passione una bravissima cantante e noi questa sera la vogliamo ascoltare, la dottoressa Roberta Bartolucci, eccola qui. Buonasera Roberta, buonasera, bellissima devo dire come sempre, complimenti. Grazie Livia, grazie. Allora, io un po' la storia di Roberta Bartolucci la conosco, no? Le sue vicissitudini canore, partita così quasi per scherzo, per un CD, se non ricordo male anche a scopo benefico, poi si è talmente appassionata che ha proseguito questa sua vena canora. E questa sera cosa ci proponi? Questa sera propongo due pezzi, un pezzo di George Harrison, un pezzo dei Beatles e un pezzo jazz. E allora cominciamo con George Harrison. Cominciamo con George Harrison. Roberta Bartolucci, un applauso. There's a sleeping
while my town gently weeps. Look at the flow, and the city is weeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone control you. They wouldn't solve you. Look at the world, and there's nothing. Gently weep. With every mistake, we must surely be learning. Still, my guitar gently ovviamente, voce potentissima. E ovviamente al piano, come sempre, il maestro Pizzuti, eccolo qua.
che, come vi dicevo, oltre ad essere un bravissimo pianista è anche un bravo compositore, è infatti lui il compositore del prossimo brano che ascolterete, si intitola Preludio al tramonto di Lorenzo Pizzuti. Grazie.
full of you, I don't do right, like some other men do. Alzata di mano solo per sapere chi di voi conosce gli AC/DC, gruppo rock degli anni 70. Vedo diverse mani alzate, bravi. Quindi conoscete uno dei loro pezzi più famosi, che si chiama Thunderstruck. Chi conosce la canzone Thunderstruck per favore alzi la mano. Nessuno conosce Thunderstruck, quindi io penso che forse il nome vi suonerà nuovo, ma quello che ascolterete un po' meno. È una canzone molto famosa e noi abbiamo deciso di riproporre con mia sorella una versione a quattro mani sul pianoforte un po' particolare di questo pezzo. Quindi vi presentiamo Thunderstruck degli AC/DC. Thank you.
dei nostri incontri preliminari, il presidente della Misericordia dei Terni. Veramente la Fondazione Caritas è stata determinante, perché come raccontavamo, da un anno a questa parte è stato istituito questo taxi sanitario, no? E senza l'aiuto di tanti amici, tra cui la Fondazione Caritas, non sarebbe stato possibile questo taxi sanitario, perché senza mezzi è che taxi sanitario si fa. E quindi grazie davvero ancora una volta. Senza volontà. Senza mezzi e senza volontari. Vogliamo fare un grande applauso ai volontari della Misericordia di Terni. Se lo meritano veramente tutto, questo vostro applauso. Eccola qui, la confraternita, leggiamola. Ma già, Fondazione Caritas, la Misericordia gli conferisce questo encomio, che deve essere pure firmato, per tutto quello che ha fatto e quello che dovrà fare, perché è lei che finisce qui. Grazie. Però lo tengo io, così il bacio sarà completo. Allora, la firmiamo in diretta, dottor Carlini, guardi, facciamo una cosa autografata praticamente dal presidente Rizzo. Non si può dire che la firma non sia la sua. Ecco, l'abbiamo fatta appositamente. Grazie, grazie di cuore. Ora proseguiamo con la prossima pergamena, che è per Massimo Piacenti, che ci ha fornito la cena di questa sera, al quale rivolgiamo All Food. Massimo, sei pregato a venire a ritirare la pergamena. Ringraziamo. E non è la prima volta. Ecco. Non sarà l'ultima. Agli amici si chiede sempre di star vicino alle buone cause. Dunque, Massimo Piacenti, All Food, che è tra l'altro colui che ha fornito la cena di questa sera, e come ricordava il presidente Santino Rizzo, non è stata la prima volta e non sarà l'ultima. Quindi grazie per il prezioso contributo a Massimo Piacenti, grazie di vero cuore. Eccolo qua, lo facciamo vedere, la consegna direttamente dal presidente Rizzo. E il bacio di rito, ovviamente, anche quello. Grazie ancora. Siamo a Marco Medei, che ci ha illuminato con i colori nostri, celeste e giallo, e con le sue candele. Marco. Grazie a Marco Medei per le splendide candele colorate che richiamano i colori della Confraternita di Misericordia di Terni. E ecco qua la consegna ufficiale della pergamena per il prezioso contributo da parte di Marco Medei alla Misericordia di Terni. Grazie infinite. E proseguiamo con la prossima pergamena, che consegniamo a all'Acqua San Gemini. Intanto salutiamo un amico che è Don John McElroy della parrocchia dell'Immacolata Concezione, che è veramente pieno di iniziative. Grazie per essere stato con noi. Allora, per l'Acqua San Gemini vedremo tramite il sindaco di San Gemini alla consegna. Molto bene. Non so se il sindaco è andato via o c'è il sindaco. Non lo so. Se c'è ancora il sindaco di San Gemini, se non c'è più, è andato via. E allora consiglieremo a Gianni Rogato, che è il consigliere di Acquavogliera. Gianni Rogato, sei incaricato alla consegna della pergamena all'Acqua Minerale. Perfetto. E quindi sarà lui a consegnare la pergamena. Intanto andiamo avanti. Allora, Bussoletti, tenuta Casale Milli, già onorato e gratificato del vino che abbiamo bevuto in compagnia.
Ringraziamo dunque Bussoletti, Tenuta, Casale, Milli per il vino che ha messo gentilmente a disposizione di tutti noi questa sera. Vedi che quando si parla di vino poi tutti sono contenti. Vediamo se c'è un responsabile, altrimenti gli verrà comunque consegnata. Che si è fatta da tramite. Emanuele Omiccioli, c'è? C'è Emanuele Omiccioli, consegneremo a lui la pergamena che verrà consegnata alla Tenuta Casale Milli Bussoletti, giusto? Okay. Poi Interpan S.p.A., il pane che abbiamo al vice sindaco, benissimo, benissimo. Ah, bene. Perfetto, allora abbiamo il vice sindaco di San Gemini che è Mimma Troppi, grazie a tutti. Grazie a Santino Rizzo per questa bellissima serata, grazie alla Misericordia e grazie a tutti voi che avete partecipato con grande entusiasmo. Grazie a lei di cuore di essere stata con noi. E dicevamo per Interpan S.p.A. che abbiamo citato, è con noi Francesco Crescentini. Eccolo! Guardava giù in fondo il presidente, invece era già. Perfetto, consegniamo la pergamena. Allora, ecco, signor. Il nostro volontario che si dà da fare veramente alla grande. Allora, consegniamo la pergamena al signor Omiccioli per la Tenuta che poi ha fornito il vino di questa serata. Vedremo. C'è. Ai volontari anonimi che ci hanno donato il defibrillatore. Ai volontari anonimi la pergamena per aver messo a disposizione della Misericordia di Terni un preziosissimo defibrillatore. E non so se c'è qualcuno che può ritirare la pergamena. Sono anonimi, quindi. Agli anonimi. In separata sé. Sì. Separata sede consegneremo. Si scoprono se vengono a ritirare il premio. È giusto, vogliono rimanere anonimi. Vinci Massimiliano è il fornitore delle sedie e delle tavole dove abbiamo potuto gustare questa modesta cena. Bene, allora ringraziamo Massimiliano Cenci. Non è presente per motivi di paternità, nel senso che la moglie sta per dare alla luce un bambino e quindi è accanto alla moglie nel posto dove deve stare. Posto giusto, quindi congratulazioni per questa lieta notizia che stiamo attendendo. Poi Primo Pecoraro Paolo, cioè è la concessionaria che ci ha venduto la macchina che ancora dobbiamo pagare. Pecoraro, sì. Pecoraro Paolo. Vabbè. Ok. Consiglieremo quando andremo a pagare la macchina, non si sa quando, però. Allora, fidato e noi ci fidiamo di lui tranquillamente. Allora, Paolo Pecoraro è noto a Terni, insomma, per avere questa concessionaria, sicuramente, insomma, farà un bello sconto. Già fatto. Io credo che quando andremo per prendere il mezzo successivo, non so se ci accoglierà. No. Sicuramente, ormai lo sa che è un nostro sostenitore, quindi non dico che è condannato, ma insomma. Grazie Presidente, allora. Volevo ringraziare il nostro commercialista Luca Marchetti che ci tiene non solo la piccola contabilità, ma tutte la parte amministrativa, perché noi siamo regolarmente registrati come ONLUS, come cose, e quindi si deve ottemperare a tutte le procedure che sono veramente, e lui lo fa veramente con grande piacere. Lui lavora presso lo studio Copparone di Bay che ci sostengono anche in queste iniziative e in altre. Molto bene Presidente, allora per le pergamene siamo a posto e c'è la lotteria a questo punto. Abbiamo finito di vendere i biglietti. Intanto volevo dare soltanto una comunicazione, ormai tanta gente è andata via, ma volevo dire che probabilmente dai prossimi giorni, quando avremo il tempo di montare il girato di questa serata, sarà possibile tramite la nostra web TV, che è On TV,
Terni, se andate a googolare su Google On TV Terni trovate questo canale YouTube, potrete rivedere le immagini che sono state girate di questa serata. Sarà, credo, anche un piacevole ricordo. Grazie infinite, così immortaliamo nella storia, perché poi non si cancellano più. Quindi questa è una serata indimenticabile, almeno per me. Grazie soprattutto, lo voglio ribadire ancora una volta, ai volontari, e grazie al loro contributo e al loro lavoro stiamo riuscendo a fare quello che abbiamo fatto finora, e sicuramente si impegneranno ancora di più. Ah, un signore! 344, giusto, ci siamo, perfetto, corrisponde. Contento? Io faccio il corso di cucina. Facciamo, no, il corso di cucina. Grazie. Andiamo avanti con il prossimo premio, il 20° premio, un'altra padella. È per il numero 25, verde, 25, verde, un'altra bella padella. Eccola qua, abbiamo trovato la padella, questa volta una cuoca, eh? Sa cucinare? Cuoco. Cuoco? Perfetto, meglio di così non poteva andare, e ci portiamo a casa la padella. Premio numero 19, un'altra padella. Per è celeste anche questo, il numero è 65 65 0065, celeste 0065, celeste.